Buonasera. Buonasera. Io, senta, so che è un po' imbarazzante, però ho dimenticato le chiavi. Non posso entrare a casa. Mi spiace, ma io non ho tutte le chiavi. Non ha un telefono per chiamare. Cioè, posso entrare a chiamare? Scusi, è che credevo di non disturbare, credevo fosse sveglio, avevo sentito dei rumori, ma mi sbagliavo, scusi. Sì. Mi scusi per il disturbo, arrivederci. Pronto? Sì. Aspetta, sta calmo un attimo, proprio adesso, ma sai che ora è? Sono le 3 di mattina! Ma cazzo! Ma chi se ne frega, ma perché? Cosa devo farci adesso? Michele, sì, io sono convinto, quella donna, ma qualcosa di orribile, quei rumori li ho sentiti ancora, erano osceni. Ma no, non è questo. Michele, io vado dalla polizia. Cosa, dalla polizia? Ma sei tutto paranoico a quest'ora? Ma va al diavolo. Madonna, che rompiscatola. Fanculo!
stasera. Lei cosa fa qui? Sono venuta a vedere i miei cadaveri. E lei che cosa fa qui? È stata lei a ucciderli. Naturalmente. Vede, il mio hobby è quello di collezionare uomini morti. Io non capisco. Li addesco, vado a letto con loro e poi li uccido. Non posso crederci. Vede, mi piacerebbe ucciderla, ma non abbiamo ancora fatto l'amore. Comunque, se qualche volta desidera, può scendere da me per bere un tè insieme. Dalla zona 4, stavolta è out il muro di Fei e Meoni, punto dunque di Gorsen. E adesso ci sono delle scintille di Fei e Gorsen. Siamo l'arbitro anche, noi abbiamo già l'arbitro Paolo Barbera. Sì, grazie. Sentiamoci a secondo. Cos'è partita la pallavolo? Questa è un'altra delle regole della pallavolo non scritta ma da tutti accettate, cioè che si può urlare girando i compagni, non impasto gli avversari, questo viene considerato un campo. Strano che sia stato ripreso per non dare niente. Stasera cosa fai da mangiare? Non lo so, pensavo che potremmo, non so, andare a mangiare qualcosa, vai a vedere un film. Cosa dici? Va bene. Va bene, se non ti va. No, no, va bene, va bene. Ma non lo so, non mi ha molto convinto stasera. Cioè, c'erano troppi dialoghi. Secondo me era un bel film. No, questo cioè... Insomma, sì, vabbè, però era troppo, insomma. Beh, secondo me erano necessari i dialoghi. Sì, certo, però erano tutti fermi. Non c'era molto dinamismo. Ci sono dei film più lenti e dei film invece, non so, d'azione. Non so cosa leggere. Lo so, però insomma non mi ha convinto. Comunque ti stavo dicendo che è un gran caos per questa stagione. Cioè, vogliono il viola la maggior parte della gente lo odia perché la gente è superstiziosa. Stupidamente. Beh, questa è scusa, le trovo delle cretinate. Non lo so, ma cosa ti devo dire? Adesso vogliono il viola. Non so, cioè, che viola? Perché non il rosso? Il rosso è un bellissimo colore. Cioè, cosa ti devo rispondere? Non lo so, ma, cioè, non stai seguendo cosa ti dico? Mi sto anche in casa. Sì, non è che capisca molto di abiti. Senti, Andrea... Non è che si vedano abiti da modelle o...